Signor Ministro di venire a prendere la parola, grazie. Buongiorno, è per me un onore, caro direttore, un piacere partecipare a questa inaugurazione dell'anno accademico di una scuola che rappresenta una perla nel sistema formativo della pubblica amministrazione. Ed è una perla perché dal nostro punto di vista è esattamente ciò che serve in un paese che considera il sistema delle prefetture, almeno io e noi così lo consideriamo, un perno centrale per il buon andamento e per il buon funzionamento dello Stato. Ed è per me un grande piacere avere avuto affidato il compito di inaugurare, caro direttore, questo anno accademico, un anno accademico che coglie i frutti del precedente anno e che io considero un anno accademico molto molto prestigioso anche per il sistema delle relazioni che lei ha citato e che apre la nostra scuola anche ad accademie di grande importanza nel sistema universitario e formativo del nostro paese. Mi scuso in anticipo se non sarò breve o non sarò brevissimo, ma il compito che mi è stato dato di sviluppare una riflessione su potere e servizio mi ha dato agio e opportunità di mettere a frutto esperienze e considerazioni che nascono da mie vite istituzionali precedenti a quella da Ministro dell'Interno e da studi compiuti, e non ho voluto perdere la chance di compiere una riflessione, per come la circostanza lo consente, organica su alcune questioni. E vorrei cominciare quasi dalla fine, e cioè il cuore della riflessione deriva dall'analisi dell'uso della forza del potere pubblico, e cioè dalla forza dello Stato. Un'analisi sull'uso della forza del potere pubblico. E deriva la riflessione dal rapporto tra lo Stato e il cittadino, rectius del rapporto tra Stato e persona. Più è forte e centrale il ruolo della persona e più lo Stato è chiamato, quasi costretto, a produrre, a declinare in servizio la forza del suo potere. Nella storia è sempre stato così: più la persona è al centro, più lo Stato è al suo servizio. Viceversa, più lo Stato è prevalente, più un determinato consesso è organizzato in funzione dello Stato e della sua centralità, e più la persona diventa laterale e la dimensione del servizio scolorisce e stinge in un potere, quello statuale, che concede e non riconosce, che attribuisce diritti e chiede permessi. E qui fin troppo evidente che la derivata ultima per ciascun ordinamento giuridico e per ciascuno Stato è figlia della cultura, della tradizione, della storia, financo della religione, della comunità che in questo Stato vive e in qualche misura si riconosce. Ecco perché il potere e il servizio costituiscono nella modernità un binomio essenziale per il vivere civile, ma al contempo un interrogativo perenne che va continuamente declinato e risolto dalla politica, ove la politica stessa ovviamente se ne dimostri capace. Agli albori dell'umanità vi era ben altro: vi era la magia e vi era il tabù. La magia serve ad esorcizzare le forze oscure della natura maligna, il tabù garantisce la coesistenza tra i membri del gruppo primordiale. Il diritto non ha così bisogno del potere per essere attuato, poiché chi viola il tabù si esclude da sé e si dà addirittura la morte. Ce lo racconta del resto tutto questo l'antropologia giuridica. Il potere inteso come esercizio mondano della forza e non più come mero totem compare allorché i gruppi primordiali si sfidano in battaglia fra loro e a sua volta il diritto inizia ad avere bisogno della sanzione esterna e quindi della forza organizzata, allorché i rapporti tra gli uomini non si limitano più alle dinamiche interne all'orda, ancora quasi animalesca, ma si estendono anche alla prima rudimentale attività economica e di scambio.
Il potere trova la propria giustificazione dunque a questo punto in una duplice esigenza. In primis la necessità della difesa del territorio e del gruppo dalle aggressioni esterne. In secundis la necessità di garantire la pace sociale. Ne cives ad arma veniant. Il potere dunque nasce come strumento al servizio di un bene comune, ma nell'economia del potere così concepito, i singoli, ancorché beneficiari in via mediata delle tutele del bene comune, non giocano uno specifico ruolo, essi sono essenzialmente sudditi del potere stesso. In tutte le forme statuali, anche le più moderne, nelle quali prevale l'idea di uno Stato assoluto, preposto al soddisfacimento del bene comune, sia che si tratti del Leviatano di Hobbes, sia che si tratti dell'illuminismo radicale di Rousseau volto alla ricerca di una volontà generale, sia che si tratti dello stato etico di Hegel o ancora dei totalitarismi del Novecento, il potere pubblico aspira a incarnare una propria verità che non vuole essere messa in discussione, e tutto ciò apre col tempo un duplice ordine di conflitti tra Stato e Chiesa per un verso, autorità e libertà dei singoli per altro verso. Ma che verità è mai questa? Autoritas vel potestas non veritas facit legem, lo disse Hobbes e lo ripete più tardi Carl Smith. Il potere, si può ben dire, ha sempre avuto una sua essenziale strumentalità e quindi una verità minima coincidente con l'ordine sociale che si propone di mantenere e sviluppare. Quanto più tale ordine incorpora valori condivisi, tanto più si amplia il consenso ed il potere appare agli occhi dei più esercizio di pubblica virtù. Quando il potere invece sfocia nel puro arbitrio, esso diventa tirannia e persino San Tommaso autorizzava il tirannicidio. Non basta tuttavia la bontà del fine per asseverare l'idea del servizio nella teleologia del potere. E così l'ipostasi del bene comune non introduce il quid novi che solo consente anche linguisticamente il manifestarsi, l'epifania del servizio nello scenario del potere, quando si manifesta il servizio nello scenario del potere. I destinatari, le persone, i cittadini ne sono i protagonisti del servizio. Senza di costoro, muniti dell'ombrello dei diritti e della partecipazione democratica al governo del paese, quello del bene comune non è per nulla da sola garanzia di un qualche bilanciamento tra potere e servizio o addirittura una dissoluzione del primo nel secondo, cioè del potere nel servizio. Occorre intanto sgomberare il campo da un'utopia. È pensabile che il potere si dissolva nel servizio? Sgomberiamo questo campo. L'utopia della scomparsa del potere e del trionfo del servizio non ha riscontri terreni. E se vogliamo, una delle ragioni storiche del fallimento del comunismo risiede nella mancanza in Marx e nei suoi seguaci di una teoria dello Stato, ossia di una nuova filosofia del potere che non riducesse il cosiddetto socialismo reale ad una delle tante dittature, non certo tra le meno sanguinarie dello scorso millennio. Non rimane quindi che l'idea imprescindibile del bilanciamento, o se si preferisce, del rapporto biunivoco tra potere e servizio, in ordine al quale svolgere due premesse di metodo che mi appaiono molto importanti. La prima è che il bilanciamento tra potere e servizio obbedisce ad una ragione storica già sperimentata e non pretende una rifondazione sin da quando si sono affermati il giusnaturalismo, il personalismo di matrice cristiana o comunque religiosa ed il pensiero politico democratico. La seconda è che il bilanciamento nelle moderne democrazie non consente di espungere nessuno dei due cormi, e ciò significa, specie per quanto riguarda l'autorità e la forza, che nella dialettica tra potere e servizio si annidano nuclei irriducibili del potere e lo stesso servizio continua ad avere bisogno del potere stesso. Tali nuclei hanno dalla loro regioni sistematiche e funzionali incomprimibili, pena il collasso del vivere civile. Un esempio valga per tutti. Una volta esauriti diversi gradi di giudizio, non vi è rivendicazione di una giustizia giusta che tenga, ed occorre quindi, per una elementare esigenza di certezza, dare attuazione alle sentenze, salvi solo
nel caso gli istituti della grazia e del condono. Ed è per questo, fra le altre ragioni, che neppure nel sistema giustizia il potere può dissolversi nell'utopia di un puro servizio, ove alberghino aspirazioni illimitate alla verità e alle ragioni dei singoli. Proverò ora a chiarire meglio in che cosa consista un rapporto virtuoso tra potere e servizio, rammentando la premessa da cui siamo partiti, e cioè che un tale rapporto debba muovere sempre dalla rilevanza della persona, del cittadino e del singolo. Il primo postulato è che non vi può essere una strumentalità del potere al servizio se non vi è una strutturazione democratica del potere stesso, ossia un esercizio della sovranità popolare nelle forme della democrazia politica. Il secondo postulato è che la democrazia politica non esclude di per sé la dittatura della maggioranza ed è quindi necessario che il potere, oltre ad essere costitutivamente conformato dalla volontà popolare, venga limitato anche e anche dall'esterno tramite il riconoscimento ai singoli di un adeguato ventaglio di diritti e degli strumenti per la tutela di quei diritti che essi stessi rappresentano bilanciamento nei confronti del cittadino rispetto al rischio di una dittatura della maggioranza. Le moderne costituzioni hanno ormai positivizzato i valori del diritto naturale e della centralità della persona, sicché potremmo dire che i limiti minimi dell'esercizio del potere sono ormai radicati all'interno degli ordinamenti che si ispirano ad una moderna civiltà giuridica. In questo un po' forzato il mio pensiero, perché vedo talvolta dei rischi, ma non ci porterebbe questo ragionamento molto lontano, che i valori del diritto naturale non vengano sempre assicurati e garantiti, ma questo ci porterebbe lontano e ho preferito forzare un po' il mio pensiero in direzione del concetto di una positivizzazione da parte delle moderne costituzioni dei principi giusnaturalistici. Democrazia politica e diritti fondamentali, ma anche la partecipazione dei cittadini ai procedimenti della pubblica amministrazione e l'attribuzione ai singoli ed agli enti esponenziali di interessi diffusi collettivi territoriali, interessi di poteri, di impulso nei confronti dell'azione pubblica, rappresentano il volano per l'adeguamento continuo del potere al servizio, secondo modalità che sono proprio rese possibili dai diversi contesti storici. Non c'è quindi una ricetta buona per ogni cosa e in tutte le occasioni, ma è sempre necessario un sapiente lavoro di ingegneria politica e istituzionale al fine di marcare i limiti del potere e gli spazi del servizio. Il discorso che qui sto svolgendo rischia di rimanere un esercizio astratto di pura teoria se non si prova a calarlo nell'attualità della nostra esperienza odierna. E quindi proprio a questo fine, cioè al fine di rendere concreto il discorso, ho scelto due specole, la giustizia e il fisco, e poi concluderò con qualche considerazione sul ruolo del prefetto tra potere e servizio. Ho scelto giustizia e fisco perché del resto la pretesa punitiva, quella dello ius dicere, e la pretesa fiscale sono all'origine dell'esercizio della forza degli stati che non esisterebbero se non avessero queste due pretese dalla loro parte, cioè la pretesa punitiva e la pretesa fiscale. Per quanto riguarda la prima di queste riflessioni sul punto numero uno della concreta attuazione del rapporto tra potere e servizio, cioè la giustizia, quello che mi viene da dire è che il paradigma del potere e del servizio è una delle parabole della giustizia, proprio a cominciare dai simboli. Dike, la dea della giustizia, è l'icona con cui gli uomini hanno rappresentato tradizionalmente quella che in filosofia e in teologia era una virtù e che nella res publica è una dimensione essenziale dello Stato. La dea della giustizia è scolpita o dipinta con la benda, la spada e la bilancia. La benda, la spada e la bilancia. La benda rappresenta l'imparzialità, di che non guarda in faccia nessuno e non si lascia ingannare dal censo o dalle origini sociali. L'imparzialità esprime l'idea che la legge è uguale per tutti e il giudizio reso in virtù della legge deve adeguarsi a questo precetto.
ma l'imparzialità è una condizione dell'esercizio della giustizia e non appartiene alla sua essenza, è kantianamente condizione dell'esperienza e non numero. La bilancia, invece, è generalmente retta con la mano sinistra, è lo strumento principale della giustizia. Essa misura e compensa, stabilisce l'equilibrio tra prestazioni e controprestazioni, secondo la idea della giustizia commutativa, tra bisogni, meriti e premi, secondo quelli della giustizia distributiva, tra demeriti e castighi, secondo quelli della giustizia correttiva. E la bilancia suppone che esista una unità di misura, iura novit curia. Di che la deve conoscere quell'unità di misura? Di che sa cosa sia il bene e di lì stila una gerarchia, una gradazione, una scala e da lì nasce il giudizio. La spada invece rappresenta la forza. Senza questo strumento potente e affilato la giustizia sarebbe senza peso nella vita degli uomini, senza la spada. La spada sanziona, punisce e dà attuazione ai diritti dei singoli. Apparentemente essa viene dopo il giudizio, non è la sua essenza ma la sua conseguenza. Eppure storicamente la spada è venuta prima. La spada infatti coincide con il potere ed è il mezzo con cui si perpetua l'ordine, che a ben rifletterci l'ordine è la finalità primordiale del potere. Il potere non si regge sulla verità sostanziale, ma sulla, virgolette, verità della spada. In questo senso vi è una radicale differenza tra diritto e giustizia materiale. Il diritto, quando si regge non sulla certezza del bene e del male, ma sui rapporti di forza, finisce con l'identificarsi con la spada che è impugnata dal più forte e falsa la misura della bilancia. L'unità di misura del bene e del male è stata a lungo l'esercizio stesso del potere. Ciò è avvenuto in tutte le civiltà ove si sono identificati il potere religioso, quello civile e quello giudiziario. L'imperatore o il sovrano, coincidendo con il Dio, è giustizia in sé nella scena del mondo, ma già nell'idea virgiliana di Pietas balena qualcosa di più alto della spada. Solo con il cristianesimo avviene una radicale laicizzazione del potere e con essa la spada della giustizia perde la propria aura sacrale. Accade così l'inaudito, diciamo. Il potere non è più di per sé fonte della giustizia, e l'affermazione evangelica tratta dalla tradizione ebraica, e cioè rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non separa solo gli ambiti, ma secolarizzando il potere lo subordina. Non si dimentichi che l'espressione originale dovrebbe essere date a Cesare quello che è di Cesare e poi l'avversativa, ma a Dio quello che è di Dio. Come dire, il potere degli uomini è circoscritto e non può entrare in competizione né sostituirsi a quello di Dio. Di qui l'affermazione di Pietro davanti al Sinedrio, e cioè bisogna ubbidire a Dio invece che agli uomini. Nell'Europa dell'umanesimo e poi del giusnaturalismo, il valore supremo tenderà a mondanizzarsi nella tutela della persona. E torniamo al punto centrale, la tutela della persona. La spada della giustizia ha dismesso così, via via, le vesti dell'assoluto. Di che non la impugna più con la destra, come esibizione del carattere dominante che subordina a sé il resto. Il tempo fa maturare una concezione che mette in crisi la tirannia del potere e tende via via a risolvere la giustizia in una virtuosa commistione tra potere e servizio. È oltremodo significativa l'evoluzione dell'icona. Nella cappella degli Scrovegni a Padova, Giotto fa sedere la giustizia in veste e posa regale su di un trono prezioso di fronte alla porta della città. Essa regge una bilancia su cui pesa ogni cosa con grande equilibrio. Sul piatto di destra si erge un angelo che incorona il bene, mentre l'angelo che ha i piedi sul piatto di sinistra sta giustiziando il male. La spada quindi non è autonoma, è un elemento della bilancia. Nella predella i quattro cavalieri, due cacciatori con cani e falconi e due mercanti procedono sicuri dirigendosi in un villaggio in festa dove si suona e si danza. Questa è la giustizia che tiene l'in sé e il per sé, è potere e servizio, onore a se stessa e alla verità, dunque anche forza per affermare una vita buona, aiuta il commercio, punisce il male, induce alla festa la città. La preeminenza della bilancia arriva dopo il dominio della spada.
E questo grazie alla desacralizzazione del sovrano e poi del giudice. Il bene della città, dei suoi commerci, la gioia dei suoi cittadini è il frutto dell'equilibrio tra i piatti della bilancia, ma anche tra la bilancia e la spada. Spada e bilancia insieme non sono più pura emanazione del potere, ma hanno il sembiante del servizio. Il paradigma della giustizia, dunque, come sintesi di potere e servizio, oggi suole essere declinato su tre registri. Quello dell'autonomia e dell'indipendenza quali principi insopprimibili del buon giudice, quello dell'efficienza del sistema giustizia nel suo insieme, quello degli spazi riservati al diritto di azione dei singoli che non possono risultare annichiliti da nessun'altra esigenza o valore. Mi sono reso conto da solo che questo discorso ci porterebbe lontanissimo e quindi ho saltato una serie di considerazioni che pure sull'ordine e sul rapporto tra ordini e poteri dello Stato avrei avuto la tentazione di fare. Mi limito ad una considerazione critica, che consiste nel fatto che nell'idea del Costituente i giudici dovevano mantenersi all'interno del perimetro della legge ordinaria, mentre oggi i giudici sono chiamati a continue scelte di valore ben oltre quel confine, ricorrendo in particolare alle clausole generali e addirittura ad applicare la Costituzione per via diretta. Aggiungo inoltre che l'integrazione europea dal canto suo con la multiforme stratificazione delle fonti che ne deriva ha favorito questo processo, rendendo in un qualche modo liquide le vecchie gerarchie normative e promuovendo nei fatti una sorta di nuova internazionale delle corti domestiche e comunitarie. Non si vuole negare che il contributo dei giudici all'evoluzione dell'ordinamento giuridico sia un fattore ormai insopprimibile e comunque positivo, ma soltanto segnalare la necessità che ne consegue di ripensare le condizioni di esercizio della funzione giurisdizionale. Delle tre valutazioni sulla giustizia ne ho salvata solo una perché al tempo moderno e anche al tempo della crisi economica mi pare quella che più incide sul rapporto tra potere e servizio, e cioè quello che riguarda l'aspetto finalistico imprescindibile anch'esso della riqualificazione della giustizia come servizio pubblico, e cioè l'efficienza con misura del rapporto tra potere e servizio. L'efficienza del sistema giustizia è infatti una condizione necessaria se si vuole che giustizia sia fatta e che i cittadini si riconoscano nello Stato da cui essa promana. Infatti i tempi lunghi o lunghissimi la rendono tardiva e quindi di per sé ingiusta. Tutto ciò ha conseguenze molto note che si ripercuotono in termini di qualità della vita dei cittadini e deprimono peraltro e infine perfino il prodotto interno lordo del Paese, determinando una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e anche di attrattiva del nostro Paese da parte degli investitori esteri, cioè un rapporto squilibrato tra potere e servizio che genera inefficienza determina anche un aggravamento della crisi economica. Qual è la tensione che c'è dentro il sistema giustizia? È la tensione tra la ricerca dell'efficienza, il mantenimento dei valori di indipendenza della magistratura e la garanzia di adeguati spazi incomprimibili della tutela dei sindaci, dei singoli. È come se tre cavalli in corsa in direzioni opposte si contendessero la vittima, ossia la stessa giustizia, in una terribile e diabolica lacerazione. I tre elementi vanno dunque adeguatamente ricomposti ancora una volta ricorrendo alla tecnica del bilanciamento, ed è quello che da ultimo si è proposto di fare il legislatore costituente con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione che, come sappiamo, insieme all'articolo 24 ha affidato al legislatore una riserva di competenza funzionale sulla regolazione del processo giusto per il tramite del quale attuare, anche se il termine è discutibile, la giurisdizione. Quindi il legislatore ha l'onere di contenere e di approntare delle norme che bilancino sia il diritto all'accesso alla giustizia, sia il diritto ad avere un processo di ragionevole durata. Torna dunque l'esigenza, e tutto torna sempre allo stesso punto, di bilanciare questi due diritti, perché garantire il libero e incondizionato accesso alla giustizia equivale a non garantire quantomeno la ragionevole durata dei processi così instaurati, salvo a postulare uno sforzo economico impensabile, oltre che quello organizzativo.
Vi sono troppi processi pendenti e questo è insieme causa e conseguenza dell'ingolfamento della macchina giudiziaria, specie quella civile, e io mi limito all'esempio della macchina giudiziaria civile. Questo surplus è causa perché anche un sistema giudiziario ben congegnato non può reggere una domanda di giustizia superiore alla portata massima degli uffici, con il conseguente blocco della macchina giudiziaria. Il numero elefantiaco dei procedimenti pendenti è però anche conseguenza dell'inefficienza della macchina amministrativa giudiziale, perché qualunque riforma strutturale del processo, per quanto possa tendere all'efficienza burocratica, deve fare i conti con l'appesantimento di una zavorra insostenibile. Per provarci noi ad invertire la tendenza e risolvere il problema della giustizia civile, che rende ogni processo paradossalmente incostituzionale, a mente del nuovo articolo 111 della Costituzione, occorre mirare a rendere più efficiente il sistema, perché da tale efficienza dipende la stessa effettività della tutela giudiziale. E quindi il problema va affrontato secondo tre direttrici: diminuire i procedimenti da instaurare, rendere più veloce e snello il procedimento civile, smaltire l'enorme arretrato di cause che si pongono come ostacolo al buon funzionamento della macchina giudiziaria. È ovvio che tutto questo non può essere fatto con drastiche politiche aziendalistiche, perché le norme costituzionali non consentono il sacrificio del diritto di accesso alla giustizia o il rischio di vedere il proprio procedimento terminare con una decisione parziale o non motivata. Dunque, occorre adottare provvedimenti di politica giudiziaria volti a bilanciare i diversi interessi all'interno della cornice disegnata dalla Carta Costituzionale. E in questo solco si è inserito il legislatore della presente e della scorsa legislatura. Se però è sufficientemente chiaro il contenuto del diritto di accesso alla giustizia per chiunque, lo stesso non può dirsi riguardo alla ragionevole durata del processo. Il legislatore del 1940, nel disciplinare il processo civile, pur congegnando un procedimento complesso, perché richiedeva la partecipazione di diversi componenti all'organo giudicante per lo più collegiale, il coinvolgimento in molte materie del pubblico ministero, la presenza in aula di un segretario verbalizzante, basava la disciplina sui principi di economia processuale, di conservazione degli atti e della oralità e concentrazione e immediatezza. Questi principi mirano, come ovvio, a consentire al giudice di ius dicere con tempestività, evitando inutili aggravi di tempo per le parti. E il nobile scopo, diciamolo con franchezza, a distanza di decenni non possiamo considerarlo raggiunto. Soprattutto il principio di oralità, di concentrazione e immediatezza è rimasto praticamente inapplicato. Nelle intenzioni di quel legislatore, il processo civile doveva essere prettamente, se non esclusivamente, in forma orale, con poche ravvicinate udienze e con un serrato confronto tra le parti sulla falsariga di quello penale. Con quasi 10 anni di anticipo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, con 60 dalla nuova formulazione dell'articolo 111, il legislatore aveva chiaro che la celerità della risposta alla domanda di giustizia era un valore da tutelare. Valore disatteso, tant'è che adesso ci sono le leggi che producono il risarcimento dei danni per le parti che subiscono un danno dalla irragionevole durata del processo. Cosa si può dire in conclusione di questo aspetto? Che quando il giudice è obbligato a ricorrere, quando il giudice è chiamato dall'ordinamento, ciò avviene quando sia necessario e meritevole che il processo duri per un periodo ragionevolmente congruo al fine di rispondere alla domanda di giustizia avanzata da chi ha la necessità e in concreto il diritto di tutelare i propri diritti soggettivi e gli interessi legittimi. Il legislatore è obbligato così a rispondere alla richiesta di tutela se non vi è un abuso del diritto di accesso alla giustizia e se non vi sono altre possibilità di soddisfazione dell'interesse delle parti. Cosa intendo dire? Che l'intervento pubblico nella contesa tra i privati tramite la pronuncia giudiziale deve essere intesa infatti solo come estrema ratio, ossia quando la conciliazione degli interessi dell'attore e del convenuto non è più possibile. Una seria politica di contenimento della domanda di giustizia si basa infatti prima di tutto sull'incentivazione del ricorso agli strumenti alternativi di soluzione della controversia, in cui la mediazione finalizzata alla conciliazione occupa una posizione preminente.
ma la politica di contenimento non si arresta solo alla limitazione entro i confini consentiti dalla Costituzione del ricorso alla giurisdizione di primo grado, ma riguarda anche il contenimento della utilizzazione dei mezzi di impugnazione ai soli casi in cui la richiesta di riesame sia ragionevole. Molto spesso, infatti, il ricorso si risolve in un mero rinvio del passaggio in giudicato di sentenze sfavorevoli solo per scopi dilatori, con il relativo sacrificio economico per la parte vittoriosa in primo grado e per lo Stato, nonché per tutti gli altri consociati che vedono allungarsi a dismisura i tempi di definizione delle controversie. Da qui la scelta recente di introdurre adeguati filtri nei giudizi di appello e di Cassazione. La limitazione all'accesso al primo grado di giurisdizione e a quelli ulteriori agevola così una definizione delle controversie che necessitino realmente della pronuncia giudiziale in termini ragionevoli. Mi sono dilungato sulla giustizia, ma era per dimostrare come non c'è pace durevole e neanche amore longevo tra potere e servizio nell'ambito della giustizia italiana, e che ci vorrà ancora un percorso di riforme non breve e irto di difficoltà per affermare nella giustizia la coessenzialità non solo teorica ma anche pratica di potere e servizio, di indipendenza dell'ordine magistratuale e di equilibrio della sua azione nel rapporto con gli altri poteri, di efficienza e di tutela dei singoli, di spada e di clemenza. Ma a tale obiettivo ci si può e ci si deve avvicinare per gradi e senza rotture avventate, con la conclusione che in materia di giustizia il punto centrale è che un potere dello Stato inteso solo in quanto tale comprime il servizio, ma che un servizio in quanto tale che rinunci all'esercizio della funzione statuale è a sua volta del tutto incompatibile con un ordinamento democratico moderno. Questa è la conclusione. E che se questa coessenzialità non trova un punto di equilibrio, il conto lo paga il protagonista. Il protagonista è il cittadino, il protagonista è la persona, che paga il conto quando si abusi del potere o quando il diritto non venga garantito da un buon uso del potere giurisdizionale. Il secondo aspetto di cui vi vorrei parlare, e in questo sarò più snello, è quello del fisco. Uno Stato che non eserciti la pretesa fiscale è uno Stato che ha una sua, diciamo, non modernità e una sua assenza anche di ragion d'essere, perché il fisco è un altro luogo classico di verifica della dialettica tra potere e servizio, non meno che quello della giustizia. La componente del potere è stata storicamente prevalente nella fenomenologia del fisco e in apparenza lo è ancora oggi. Alla stessa stregua della giustizia, anche il potere fiscale ha un ineliminabile volto autoritario. Il convenuto del processo civile subisce l'iniziativa dell'attore, l'imputato subisce l'esercizio dell'azione penale, il contribuente subisce il fisco. Come ben sappiamo, sin dagli albori delle società con un minimo di organizzazione politica, vi è sempre stata una imposizione di carattere tributario, la quale è servita innanzitutto a garantire la sopravvivenza dello stesso potere pubblico. Ciò che è mutato nei secoli è la finalità di tale imposizione, che via via incorpora veri e propri servizi e consociati e le modalità oltre di individuazione della quantità di ricchezza che si è obbligati a trasferire all'erario. Nello Stato assoluto il potere impositivo rappresenta una delle manifestazioni principali della sovranità. Esso non ha bisogno di una regolamentazione previa né di una rigida finalizzazione dei tributi riscossi. Lo stesso patrimonio del sovrano coincide in massima parte con quello dello Stato e i tributi servono innanzitutto al sostentamento della corona e dell'organizzazione pubblica. Nella storia antica, l'esperienza romana anticipa già elementi di modernità quando un sistema organizzato di imposizione fiscale radicato nel territorio e regolato da una vera e propria normativa basava se stesso su due istituti, il tributum e il vectigal. Il primo era una vera e propria imposta diretta, proporzionale, mentre il secondo era molto più eterogeneo e comprendeva tasse sullo sfruttamento dei beni demaniali, sui servizi erogati alla popolazione, eccetera.
Con Augusto invece il fiscus, ossia una sorta di cassa dell'imperatore, viene distinto dal patrimonio personale del sovrano e si affianca all'erarium, ossia al patrimonio costituito dalle maggiori entrate tributarie e da altre entrate, all'erarium militare, ossia alla cassa ad hoc finalizzata al sostentamento dei veterani e ad altre casse con specifiche destinazioni. Nella Roma imperiale si affaccia così l'idea non solo della regolamentazione del fisco e della sua distinzione dalle sorti finanziarie del sovrano, ma anche della destinazione dei tributi a specifiche finalità pubbliche. Nel moto pendolare della storia, con il periodo intermedio, torna il fisco a essere la cassa del principe o del comune, in cui affluiscono anche una serie di entrate straordinarie, gabelle, imposte sulle successioni, eccetera. E il preludio dell'assoggettamento del fisco al potere legislativo ha luogo con la Carta Magna e più in generale con il parlamentarismo. Al sovrano è vietata l'introduzione di nuove tasse a carico dei sudditi senza l'assento del comune Consilium Regni. Ma è con l'avvento della moderna democrazia liberale che si affermano i veri e propri principi di garanzia per il contribuente. Il potere fiscale viene così regolato in tutti i suoi aspetti, a partire dalla individuazione dei soggetti obbligati e dal sistema di calcolo della contribuzione, fino alla disciplina di veri e propri statuti del contribuente, in cui si sono riconosciuti i diritti che i contribuenti possono vantare nei confronti dello Stato. Il potere impositivo viene assoggettato innanzitutto al principio di uguaglianza, secondo cui tutti i consociati sono tenuti a contribuire alla spesa dello Stato. Muta poi la teleologia del fisco. Il potere impositivo non è più esercitato in primo luogo per l'arricchimento del sovrano o per la soddisfazione dei suoi bisogni, ma per sovvenzionare la spesa pubblica. Non è un cambiamento di poco conto, poiché la spesa pubblica esplicitamente viene finalizzata alla soddisfazione dell'interesse pubblico e la società nel suo insieme ne è il beneficiario. È il primo passo del potere verso il servizio, a cui fanno seguito altri mutamenti di segno epocale. Il principio di legalità, per il quale solo la legge e gli atti aventi forza di legge possono introdurre nuovi tributi, il principio di progressività delle imposte, i principi di chiarezza e trasparenza delle norme tributarie. Il contribuente non è più suddito e partecipa all'esercizio del potere fiscale attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, ma anche tramite il decentramento negli enti locali, e partecipa alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in via progressiva rispetto al proprio reddito. Il rapporto tra lo Stato e il contribuente è improntato al principio della buona fede e della correttezza, e nello statuto del contribuente è volto a tutelare il legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. Compare addirittura la figura del garante. Ed è bene sottolineare che le declamazioni dello statuto del contribuente rivolte sia al legislatore sia al potere amministrativo dopo 3 lustri dall'entrata in vigore sono ancora ben lungi dall'avere seriamente condizionato le scelte del legislatore stesso, dell'amministrazione finanziaria e in massima parte anche della giustizia tributaria. Il percorso di avvicinamento del potere impositivo al servizio, un servizio ovviamente verso la comunità, è ulteriormente esaltato se si considera il ricorso sempre maggiore a una fiscalità di obiettivo che contempla prelievi diretti a realizzare un determinato programma: l'abbattimento del debito pubblico, l'edilizia scolastica, la tutela del territorio, il rilancio dell'occupazione tramite la riduzione del cuneo fiscale. Il fisco, in altre parole, diventa una leva nell'ambito delle politiche economiche dello Stato. Ma il nuovo sistema, virtuoso in linea di principio, continua a presentare vistose crepe che lo rendono inefficiente. Il primo e più importante fattore a tale riguardo è la lotta all'evasione fiscale, tema da sempre in cima al programma di tutti i governi, ma senza i risultati sperati, o almeno non del tutto realizzati i risultati sperati. Se la zavorra di cui occorre sbarazzarsi nel sistema giustizia è rappresentata dall'arretrato di cause pendenti, l'evasione fiscale e la mole del debito pubblico, specie nei momenti di crisi finanziaria, distorcono, rallentano e rendono anche socialmente inutile e a volte addirittura dannoso l'esercizio della capacità di spesa dello Stato. L'evasione fiscale e la mole di debito pubblico rappresentano, ripetiamo, gli elementi di inefficienza che impediscono al fisco di rivestire i panni di servizio improntato ai criteri di sostenibilità finanziaria e di equità sociale. E in questo panorama complessivamente buio,
è reso ancora più scuro da quel velo robusto che separa i diritti del contribuente dal potere statuale di imposizione fiscale, un piccolo squarcio a quel velo è stato operato dalle introduzioni che sono state progressive e si sono anche affermate ed estese degli X per mille, il 5 per mille, l'8 per mille, veri e propri ambiti, almeno così li considero, di libertà di destinazione del proprio tributo nell'ambito dell'obbligo fiscale, dell'adempimento fiscale, uno spazio di libertà che rende almeno un po' più partecipe il cittadino dell'obbligo sempre più odioso di imposizione fiscale, odioso in quanto non proporzionato in termini corrispettivi alla entità del servizio che lo Stato rende al cittadino. Tra gli abusi del potere c'è anche quello, e concludo sul fisco, che è una sorta di fiscalità occulta che sfugge a quei principi di cui abbiamo appena parlato, e cioè lo storico privilegio che permette allo Stato di non adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie sotto il profilo dei tempi di pagamento e degli interessi secondo il diritto comune, lo pone al riparo delle pretese risarcitorie del cittadino. L'attribuzione al singolo di pretese risarcitorie nei confronti della pubblica amministrazione è un fatto compiuto a partire dalla storica sentenza del 99, la 500 della Cassazione, sulla risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, ma altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda l'adempimento delle obbligazioni dello Stato. Né va dimenticata la difficoltà, se non l'impossibilità, del cittadino e dell'impresa di portare in compensazione i crediti vantati contro lo Stato, alleviando così l'insopportabile pressione fiscale che oggi strangola l'economia e lo sviluppo, o l'assenza di un meccanismo rapido e trasparente di rimborso di quanto eventualmente pagato dal fisco in eccedenza. Come noto, il precedente governo ha finalmente varato il decreto legislativo 192 del 2012, per cui anche la pubblica amministrazione è tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie entro 60 giorni dalla scadenza, ma i tempi della erogazione continuano a essere affidati a una sostanziale discrezionalità degli uffici, quindi dello Stato, che tutti conosciamo. Le ragioni di queste pratiche dilatorie sono molteplici e tra di esse le immancabili esigenze di cassa e di carattere contabile. Ciò che resta un paradosso, ed è il punto che ho voluto sottolineare, è che mentre da un lato il cittadino e l'impresa devono aspettare i tempi lunghi di adempimento della pubblica amministrazione senza avere un qualsivoglia strumento di tutela, dall'altro lato lo Stato può non adempiere alle obbligazioni e soprattutto il cittadino e la sua impresa non possono in alcun modo sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione tributaria. È bene ricordare tuttavia il costo della corruzione e la tendenza delle stazioni appaltanti della pubblica amministrazione ad acquistare talora beni e servizi sul mercato a prezzi molto alti e con livelli di qualità inferiori alle normali contrattazioni tra i privati. Tutto ciò ha indotto i privati creditori della pubblica amministrazione a tollerare ritardi anche gravi nei pagamenti perché ampiamente compensati dal margine operativo netto garantito, malgrado gli alti livelli di corruzione, dalla sostanziale disattenzione pubblica nella fase di aggiudicazione e di controllo che tante volte le forze dell'ordine e la magistratura hanno potuto riscontrare. All'auspicata accelerazione dei pagamenti dovrebbe quindi accompagnarsi da parte della pubblica amministrazione un rigoroso controllo dei costi, della qualità e dei tempi di consegna. Tutto questo per ribadire che cosa? Che lo Stato prevale e che il potere prevale sul servizio e che in questo ambito non vi è un rapporto bilanciato che possa farci dire che il cittadino è davvero al centro ed è protagonista. Se lo Stato può ritardare i pagamenti e il cittadino non può ritardare i pagamenti e non può rivalersi, vuol dire che c'è una prevalenza dello Stato sul cittadino, che i diritti del contribuente vengono negati e che il rapporto tra Stato e cittadino sul piano dell'efficienza e sul piano dell'equilibrio nell'ambito della pretesa impositiva fiscale è un rapporto squilibrato che allontana il cittadino dallo Stato. Quando anche all'inevitabile pressione fiscale si aggiunge l'incompensabilità di crediti e debiti, dunque della pubblica amministrazione e anche il credit crunch, le sorti dell'impresa sono segnate e senza impresa non vi può essere sviluppo e nuova occupazione. Al fine di recuperare una piena legittimazione del potere fiscale occorre in sintesi di tenere conto di tre elementi.
i cittadini che non possono o non vogliono evadere il fisco e che subiscono l'esercizio del potere fiscale come punitivo e ingiustamente esoso, non tanto in termini assoluti, ma nella misura in cui, per garantire comunque i servizi essenziali, il potere fiscale scarica sui contribuenti onesti il peso delle imposte evase. 2. I cittadini evasori non temono le capacità sanzionatorie del potere fiscale, troppo spesso solo declamate dalle manette agli evasori in poi, e anche le multe miliardarie erogate a bar e ristoranti per mancata emissione degli scontrini fiscali. I cittadini onesti sono spesso terrorizzati dalla incapacità del potere fiscale di comprendere spesso i loro ritardi negli adempimenti tributari, ritardi dovuti spesso non a un'assenza di volontà di adempiere all'obbligazione fiscale, ma semplicemente a impossibilità oggettive per assenza di liquidità. L'equità e il buonsenso suggeriscono dunque trasparenza, lotta all'evasione concreta e non declamata, sobrietà nel metodo riscossivo, ma soprattutto schemi semplificati di applicazione delle imposte dovute. La riconciliazione di potere e servizio nella giustizia come nel fisco richiedono, in conclusione, un percorso riformatore che non può essere in alcun modo rinviato, magari contando anche su un'Europa nella quale il potere non venga esercitato dalla maestà autoreferenziale della burocrazia e delle giurisdizioni, a loro volta globalizzate, ma, come ebbe a dire Riccardo Bacchelli, dalla possente umiltà del popolo. E fra lo Stato e il popolo, sui territori, e non solo sui territori, ci sono i prefetti, che sono, sì, dal mio punto di vista, ed è la ragione per la quale li difendo, sono una virtuosa sintesi tra potere e servizio. Rappresentano lo Stato e devono al tempo stesso inverare le istanze di un cittadino che vive in un territorio, di una comunità e di un territorio. Ed è chiamato il prefetto a coniugare potere e servizio nel caso concreto, nella infinità delle occasioni quotidiane che il rapporto dello Stato, che ha il volto del prefetto nel rapporto col cittadino, pone di fronte al prefetto, che ha alcune caratterizzazioni. Meglio di me lo saprà il mio illustre predecessore e amico, il ministro Pisano. La prima, la norma come fonte di legittimazione degli atti del prefetto, ma anche la norma come limite della sua azione. E tra il potere che deriva dalla norma e il limite che deriva dalla norma, in questo spazio c'è il servizio che il prefetto rende al territorio. E chi è chiamato a questa applicazione immediata se non il prefetto stesso? Per cui il servizio reso dalle prefetture e dai prefetti finisce per essere l'insieme di tutte quelle attività volte a rendere le norme funzionali alle esigenze dei cittadini, cioè tradurre il potere in servizio. Una declinazione concreta che ha un supplemento di costo di responsabilità per voi, che è la celerità della decisione. A differenza di altri ambiti di cui abbiamo in parte parlato, anzi a volte diffusamente parlato, voi avete l'obbligo della rapidità della decisione, quindi di individuazione del punto di equilibrio esatto tra il potere e il servizio, che nasce dal potere, dalla forza della norma e dal suo limite, in tempi rapidi, prima che i cittadini possano attivare un'azione per chiedervi ragione e conto di un ipotetico ritardo. Ho individuato 4 funzioni dei prefetti che, a mio avviso, rappresentano mission istituzionali del Ministero dell'Interno, ma anche e soprattutto espressione del connubio perfetto tra esercizio del potere e servizio alle comunità, e sono queste. 1. La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Che cos'è questo se non al tempo stesso potere e servizio? Ma esattamente nell'assicurare l'ordine pubblico si esercita un potere e si assicura un servizio. Garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento.
si esercita un potere che si svolge anche attraverso una vigilanza e si assicura un servizio. La tutela dei diritti civili, di cittadinanza e di immigrazione, su questo vorrei parlare una mezz'oretta, ma sono in contrasto ormai con le curve glicemiche dei presenti e quindi ve la risparmio, ma diciamo che il tema dei diritti civili, della cittadinanza e della immigrazione affidata al prefetto con la velocità del provvedimento e del procedimento per il tramite anche dei questori e tutto un procedimento amministrativo che ha tempi, regole certe e che fa incombere sul prefetto la responsabilità di una decisione, la correttezza della decisione e il rispetto dei tempi della decisione. Questi sono oneri che sono sul prefetto e che tanti altri protagonisti delle istituzioni non hanno addosso. I compiti di amministrazione e rappresentanza generale del governo sul territorio. Mi è già capitato di dire in questa sala e a consesso non dissimile che il prefetto rappresenta la porta di ultima istanza quando tutte le altre porte sono rimaste chiuse. Quando il cittadino non ha più una porta a cui bussare, bussa alla porta del prefetto. E quindi il prefetto in quanto volto del servizio che lo Stato vuole assicurare al cittadino. Poi c'è un altro elemento. Nell'esercizio dei poteri del prefetto, quando per esempio in materia di ordine pubblico deve trovare l'equilibrio tra libertà fondamentali e diritto alla sicurezza, il prefetto ha, come dire, un compito, è il compito di trovare il punto di equilibrio che porta al servizio mantenendo terzietà. Se si facesse la classifica istituzionale dei soggetti terzi in Italia, probabilmente i cittadini italiani avrebbero difficoltà a trovare un soggetto terzo, più terzo del prefetto, perché l'abilità del sistema delle prefetture e dei prefetti in quanto persone in questi anni o decenni o molti decenni è stato quello di assicurare a se stessi e assicurandolo a se stessi, assicurandolo allo Stato, l'idea dell'esercizio di un potere che cerca il servizio mantenendo terzietà, cioè imparzialità. Per fare questo vi è la necessità della conoscenza della comunità. È difficile l'applicazione del potere, l'esercizio di una forza che è comunque la forza che deriva dal connotato pubblico della funzione, senza avere una conoscenza del territorio, che essa stessa sia bussola della scelta corretta nel caso concreto. In sostanza, chi non conosce il territorio è più portato a sbagliare la scelta. E concludo. Cosa fa dunque il prefetto? È il principale promotore dell'interesse generale sul territorio. E che cos'è l'interesse generale sul territorio e del territorio se non la traduzione concreta del punto di equilibrio tra potere e servizio? Questa è la funzione essenziale del prefetto, per come io l'ho vissuta da cittadino, per come l'ho compresa da ministro dell'Interno, anche grazie alle spiegazioni del mio capo di gabinetto che, diciamo, è il vostro principale promoter. C'è poi una dimensione, concludo davvero, che non è quella statuale del potere, ma che è quella della traduzione umana del potere. Cioè, per concludere, vorrei tornare un attimo a una considerazione sul potere, e cioè non quello degli stati, ma quello degli uomini, che degli stati sono incarnazione nelle istituzioni. Un potere che sembra oggi, come sempre del resto, affascinare in maniera suadente molti, che non nascondono di volerlo esercitare o agognano di poterci arrivare. Chi può avere dimenticato il potere logora chi non ce l'ha. E potrebbe anche essere vero. Dipende però. Dipende da come lo si interpreta e come lo si utilizza. Per far ricorso al mito dovremmo stare molto attenti a non cadere nel sogno di Icaro, che preso dal gusto di volare andava sempre più in alto senza rendersi conto
che le sue ali erano di cera. Senza equilibrio e discernimento nei confronti del potere stesso, è illusorio pensare che esso possa realmente servire al progresso della civiltà e dell'umanità. Il discernimento nell'uso del potere. Per questo motivo io penso che un vero potere si coniuga con la responsabilità di chi lo esercita perché possa essere davvero un genuino servizio verso il bene comune. Vi ringrazio.